spogliatoio. Dunque, fatto gol che c'è. Fatto un gol che alla fine riapre in gioco. 2-0 sembrava il Cosenza molto abbastanza stretto di sulle pressioni, però niente per i gol che alla fine hai, come dire, proprio respiro intorno alla tua squadra. Questo gol ci permette di giocarci la partita mercoledì ancora più carichi. E dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato questa sera e cercare di fare meglio, portare a casa la vittoria. Il giornale di Sicilia, Massimo Mitidieri. Evidentemente ci vuole sapere un po' di feeling tra la Cosenza e la Cosenza. Questa Cosenza lo soffrite in un modo particolare. Le cause in questo momento non so dirtele, sicuro domani, dopodomani le guarderemo e cercheremo di fare il possibile per migliorare e per eliminare gli errori che abbiamo fatto. E di sicuro sì, è la quarta partita e purtroppo la quarta sconfitta. Però il risultato comunque del 2-1 in parte ha riaperto i giochi, adesso ci aspettano 90 minuti alla morte in casa nostra, per noi sarà quasi la partita della vita, quindi non ci sono scuse, dovremo dare tutto quello che abbiamo e vediamo. Ci sono altre domande? Davide Franceschello, mediatore. Uno dei due, non so che mi vuole rispondere. Forse è subentrata un po' di paura, un po' di dovere, forse è subentrata, vediamo. Penso che queste partite comunque non è che creano non è che creano paura, alla fine sai che comunque hai altri 90 minuti che ti aspettano, però su un 2-0 puoi sia riaprirla che come peggiorarla ancora, quindi lì sì, forse si può chiamare paura, qualcosa che hai dentro e che magari ti blocca in certe giocate, però dobbiamo essere più forti anche di questa cosa qua e vincere, non c'è nient'altro. E avete anche Cosenza, ecco, della squadra che probabilmente potrà avere più la presenza della gamba, la prossima, la quarta, che gioca nel giro di due settimane di me. Invece voi dovreste essere più fresco. Queste partite penso che si giocano anche con il cuore, non c'è chi sa meglio o chi sa peggio. Perciò noi dobbiamo pensare a noi. È vero che abbiamo perso 4 partite contro il Cosenza, però penso che quella di mercoledì sia la partita più importante e noi dobbiamo vincere quella per concludere la parentesi Cosenza e poi pensare a quello che è il nostro obiettivo principale. Ci sono altre domande? Massimo Mitidieri? Non poteva esserci sorte migliore dopo l'assenza? Vuol dire che hai avuto già più... Sono contento perché venivo da circa un mese di stop per il problema che ho avuto all'adduttore, però volevo rientrare perché ci tengo a far bene e a dare una mano ai miei compagni. Poi certo, quando viene anche il gol la soddisfazione è doppia, però comunque questo gol ci serve e ci deve dare la carica per affrontare la partita di mercoledì carichissimi, con la voglia di dare tutto quello che abbiamo, perché queste partite sono belle da giocare e noi ce la dobbiamo giocare tutta, il massimo che possiamo fare, dobbiamo metterlo in campo mercoledì. Grazie. Altre domande? Queste. Perfetto. Ringraziamo i protagonisti del Trapani. Grazie. Grazie a tutti.